Sì, stamattina abbiamo occupato simbolicamente gli uffici della sede dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, perché in questi giorni da questo ente è stata inoltrata la richiesta di utilizzo dell'articolo 5 del piano casa del nuovo governo Renzi contro l'occupazione di Via dell'Occhio qui a Pisa. La dirigenza del DSU ha richiesto quindi che vengano revocate le residenze e revocati gli allacci alle utenze per gli occupanti di quella palazzina che è stata occupata nel 2009 e sottratta a un tentativo di speculazione immobiliare che vedeva appunto al centro il DSU, e con questa mossa si cerca di fiaccare e in qualche modo mettere in difficoltà gli occupanti per poter avere più facilità nel tentativo di privatizzazione e di svendita di quell'immobile. In Via dell'Occhio vivono al momento 4 nuclei familiari e vi è lo sportello e la sede del progetto Prendo Casa, che negli ultimi mesi è riuscito comunque a ottenere risultati importanti organizzando decine e decine di famiglie contro gli sfratti e contro l'emergenza abitativa. Riteniamo quindi questo del DSU un attacco assolutamente politico, e il fatto che per affrontare una questione come quella di Via dell'Occhio, che è una questione che poi va a chiedere che un edificio pubblico rimanga pubblico e non venga invece svenduto e privatizzato a speculatori immobiliari, si cerchi insomma, per affrontare questa vicenda, di utilizzare un mezzo infimo e vigliacco come l'articolo 5, che andando a levare la residenza va a minare anche diritti fondamentali come il diritto allo studio e il diritto alla salute, sia veramente un'operazione vergognosa, tanto più se viene compiuta da un ente pubblico che invece delle speculazioni immobiliari dovrebbe aver a cuore il diritto allo studio universitario. Per questo rimarremo qua finché non avremo garanzia da parte del DSU che venga fatto un passo indietro sulla questione dell'articolo 5, e da questa occupazione rilanciamo con forza il corteo di domani, 12 aprile a Roma, contro il piano casa, contro il Job Act, contro il governo Renzi, per decidere noi riguardo alle risorse. Noi ci accampiamo qua dentro finché voi non abbiate l'atto di intelligenza di andare a ritirare la vostra richiesta all'anagrafe. Va bene? Occupazione al pranzo. Per dormire. Cioè, perché tutta questa fretta di fare questa roba qui non la utilizzate per aprire via da Butti, per fare tutte quelle altre cose che dovete fare? Siete stipendiati per cosa fare? Solo per fare sgombri, no? Per aprire le residenze universitarie, Stipendiati siete. Ce l'avete già costruite, finite, sono sempre chiuse per San Cataldo, che ancora non ci sono manco le fondamenta, dovete staccare le utenze a Via dell'Occhio. Dobbiamo liberare. Queste sono le vostre priorità. No, dovete aprire Via da Butti, dovete aprire una serie di residenze prima di liberare Via dell'Occhio. Siamo oggi qui in occupazione al DSU come studenti e anche con le famiglie del progetto Prendo Casa contro questo vigliacco attacco nei confronti dell'occupazione di Via dell'Occhio. Infatti nella mattinata di ieri il comune, il DSU ha richiesto all'ufficio anagrafe che venissero tolte le residenze agli occupanti dell'immobile di Via dell'Occhio in base all'articolo 5 del piano casa di Renzi. Tutto questo vi è più scandaloso perché proprio nella mattinata di ieri un'occupazione degli studenti dopo l'assemblea d'Ateneo è andata a segnalare un ulteriore scandalo delle politiche abitative del DSU e dell'Università di Pisa in questa città. È stato infatti occupato dopo l'assemblea d'Ateneo l'immobile delle Benedettine acquistato all'università per 9 milioni di euro, un immobile che dovrà essere destinato a foresteria di lusso per docenti stranieri. Si tratta però di 50 posti letto che resteranno vuoti. Infatti l'immobile non è stato ancora inaugurato e verrà con tutta probabilità largamente sottoutilizzato. Non solo, il DSU proprio è al centro di numerosi scandali, a partire da quello di Via dell'Occhio, ma anche quello che riguarda ad esempio la residenza di Via da Butti, inaugurata più e più volte, è tutt'oggi chiusa, quello della residenza all'ex casello studente di Via Paradisa, 500 posti letto, che è ancora chiusa, e non ultimo a quello
di Santa Croce in Fossa Banda, un albergo comunale che il DSU dovrebbe acquisire dal comune per l'appunto, che ancora però a oggi si ritrova chiuso. Tutte queste immobili insomma sono al centro di una politica abitativa che continua a incentivare il mercato privato degli affitti, ignorando i bisogni e le esigenze sia della popolazione studentesca sia dell'emergenza abitativa che in generale dilaga in città. Ci sembra scandaloso il fatto che dei dirigenti che prendono centinaia di migliaia di euro di stipendio, invece di fare il loro lavoro, si occupino di attaccare in una maniera così vile, tramite l'articolo 5 appunto del piano casa di Renzi, che comporta, lo ricordo, togliendo la residenza, anche va a minare il diritto alla salute o la possibilità di poter mandare all'asilo i propri figli e il distacco delle utenze. Queste misure qui non sono tollerabili e noi resteremo in occupazione a oltranza qui al DSU fino a quando le misure richieste dal DSU tramite articolo 5 non verranno ritirate, e proprio da questa occupazione intendiamo rilanciare verso il corteo di domani a Roma, 12 aprile, contro il governo Renzi, contro il piano casa e contro le politiche di austerità di questo governo.